presented by Joconomicon.net. Siamo di nuovo qui a Lucca Comics and Games 2010 e il panorama italiano del gioco diventa sempre più ricco e sempre più in fermento. Siamo con due amici di una compagnia teatrale che opera in un settore particolare, che è quello del teatro con delitto, delle scene con delitto, ce lo racconteranno. La particolarità è che questa compagnia, tra le altre cose, ha appena prodotto e messo in distribuzione un gioco di carte che si chiama Come il nome della compagnia. Loro sono quelli del delitto. Abbiamo qui con noi Andrea Marchi e Piero Zima. Ciao. Grazie per essere con noi. Grazie a te. Allora, tu sei l'anima commerciale del progetto. Sì, diciamo questo. Sono anche uno degli attori. Allora, comincia subito attori. A dirci dove si trova il gioco. Allora, il gioco oggi qui a Lucca, che è sabato 30, lo troviamo nell'area dimostrazione Games, padiglione A706. E quindi dalle 2 alle 5 del pomeriggio lo presentiamo pubblicamente a tutti. In realtà il gioco, inteso come oggetto, è reperibile alla fine dei nostri spettacoli, naturalmente, ed è di imminente distribuzione tramite Magic Store di Forlì, magic-store.it per i curiosi, e quindi avrà una doppia veicolazione al termine degli spettacoli, perché è legato agli spettacoli, però vivendo anche di vita autonoma sarà reperibile nei normali negozi di giochi tramite Magic Store. In realtà diciamo che questa è un'occasione per prolungare l'esperienza dei vostri spettacoli teatrali anche nella casa dei vostri spettatori, perché il gioco nasce come gioco di carte basato su una delle vostre pièce teatrali. Sì, diciamo che trae ispirazione a livello di personaggi, perché alcune carte rappresentano dei personaggi, proprio da uno dei nostri testi. Chiaramente il gioco è poi giocabile da 2-6 persone, indipendentemente che abbiano visto quel testo o meno. Il gioco è giocabile a casa, indipendentemente che abbiano visto qualsiasi dei nostri testi. Oh, assolutamente, questo va precisato, sì, ed è giusto che venga detto. Il nome della nostra compagnia, che è quelli con del delitto quando facciamo le cene con delitto, che sono un secondo, aspettiamo che passi, sì, passi il messaggio, c'è da spostare una macchina, sì, sì, sì. Okay. Dicevo, il vero nome che sta a monte di tutte le nostre produzioni è A tutto tondo, che è un nome programmatico, nel senso, noi facciamo spettacoli di teatro comico in vari contesti di varie tipologie, fra cui le cene con delitto, e in ogni contesto prendiamo un nome specifico. Quindi siamo a Lucca anche perché da vari anni pubblichiamo fumetti chiamati Clerici Vagantes, che sono legati allo spettacolo Clerici Vagantes, e abbiamo pensato, perché no, non lavorare a tutto tondo, quindi chiamare spettacolo anche una cosa che normalmente non è considerata tale, perché il gioco è un'esperienza ludica, non è considerata spettacolo, però abbiamo cercato di fare un ponte fra questi due mondi, quindi a tutto tondo una maniera di inglobare gioco, spettacolo, l'uno richiama l'altro. Tra l'altro niente di meglio in una edizione che, come quella di quest'anno di Lucca Comics and Games, è basata sulla cross-medialità, quindi il discorso di mettere insieme diverse forme d'espressione e farle diventare un'esperienza unica, quindi teatro da una parte e spettacoli che girano su diversi settori e su diversi ambiti, piuttosto che i giochi di carte, piuttosto che fumetti. Veniamo al gioco di carte, veniamo a Piero Zama. Va detto che per i non più giovanissimi come me, Piero Zama è un nome notissimo. Lui è stato campione italiano di Mastermind, è un esperto di Mahjong, era direttore editoriale di testate di gioco che negli anni 70 erano ricercatissime dai pochi disperati che si interessavano di gioco più o meno sofisticato in Italia, e questa passione è rimasta. Hai detto, ok, visto che gioco col teatro, perché non tornare anche a giocare come autore di giochi? Beh, diciamo che mi sento molto fortunato, perché la mia fortuna è che non ho mai smesso di giocare, ecco, per cui questa cosa è, come dire, un fuoco dentro che rimane sempre, sempre vivo. E poi il teatro, per esempio in inglese si parla di play, no? come sia come gioco sia come teatro, in Italia un po' meno, per cui ci piacerebbe che questo binomio, questa praticamente sinergia, fosse più fusa. Ci vuoi raccontare brevemente il gioco?
Il gioco è un, l'abbiamo chiamato un family game perché è un gioco proprio adatto alle famiglie, diciamo dagli 8 anni in su. È una corsa, ne abbiamo sei personaggi, perché purtroppo c'è stato un omicidio e sappiamo per certo che uno di quei sei personaggi è il colpevole. Quindi gli investigatori si dividono, si possono giocare da due investigatori fino a sei e ognuno deciderà, in base a una carta che pesca segreta, che non potrà far vedere, chi è quel personaggio che secondo lui è stato il colpevole. Deve cercare di convincere gli altri con delle carte, con dei meccanismi molto, molto, molto semplici. Il gioco è divertente, dura dai massimo 20-30 minuti e viene tanta voglia di fare le partite. La cosa interessante anche di questo gioco, che si può giocare ripeto da 2 a 6, è che con 6 sicuramente tutti sono indiziati e c'è sicuramente il colpevole. Già da 5 una carta viene nascosta e magari quella carta lì potrebbe essere diventare il colpevole, perché durante il gioco qualcuno può accusarlo. Nel questo caso nessuno vince e praticamente la partita viene annullata per incompetenze degli investigatori, ecco. Il gioco in realtà è molto carino, è un gioco di bluff tra l'altro, perché anche è fondamentale, sì, non far capire qual è diciamo il presunto colpevole su cui punta ognuno dei giocatori e muovere le pedine in maniera tale che questa cosa si scopra solo alla fine con la volata finale, in sostanza. Beh, possiamo invitare chi ci segue in diretta oggi pomeriggio dalle 14 alle 17 all'area dimostrazione giochi a 706. Il gioco, dicevamo, viene veicolato attraverso Magic Store e state anche ragionando su altre distribuzioni in Italia. Beh sì, diciamo che il gioco è uscito proprio 30 giorni fa, per cui al momento lo stiamo presentando in particolare nei Festival del Giallo, oltre che nelle convention ludiche, perché è un contesto naturale dove noi ci esibiamo, quindi lo abbiamo appena presentato a Grado Giallo in provincia di Gorizia, al Giallo Luna Nero Notte, che è un festival importante a Ravenna. Andremo a Cesena Comics, quindi di nuovo un ambiente più legato al fumetto, a metà novembre, e siamo onorati di essere qui a Lucca, che ci ha permesso di presentare il gioco. Incrocio le dita sulle distribuzioni, nel senso che la nostra speranza è anche che piazza anche al di fuori di chi ha visto lo spettacolo e vuole il gadget, il souvenir della serata. Noi crediamo che abbia delle belle potenzialità, perché ci siamo accorti che le partite sono molto diverse fra di loro e quindi è un gioco che non annoia. Però forse io non sono la persona più obiettiva per dirlo. Devo dire, tra l'altro, ha questa sua dimensione, secondo me, corretta di durata, di numero di giocatori, è il classico filler. Beh, qui è tutto merito di Piero, che conosce bene il mondo dei giochi, e comunque è lui l'autore, quindi... Allora, chiediamo a questo punto a Piero, in quanto esperto di gialli e esperto di giochi. In realtà il gioco giallo non è un settore così, diciamo, non è un'ambientazione, per essere più corretti, così utilizzata nel mondo del gioco. Ci sono sicuramente delle esperienze, ma è un genere letterario poco trattato. Giochi di carte, tra l'altro, sui gialli, che mi risulti, sono rarissimi, se non... Sì, questo è vero, però la nostra riflessione è andata in parallelo col fatto che invece il giallo, il noir, è esploso in questi anni, trasmissioni televisive, concorsi letterari, premi, quindi secondo me è proprio il momento in cui vale la pena investire anche dal punto di vista ludico in questo filone che in TV vediamo, nelle fiction, nelle trasmissioni, invece è molto frequentato. All'esperto, lo vogliamo far parlare? Sì, No, ma l'analisi è giustissima. Tutti noi ricordiamo Quedo, che è stata un po' la pietra miliare di questo filone. E sì, direi che coniugare appunto il gioco in quanto tale con questo mistero è sicuramente una chiave, non so, posso dire che magari non ci limitiamo a questo, magari in futuro faremo qualcos'altro, stiamo pensando anche a un qualche cosa dove non c'è nessuno che vince, per capirci, nessuno che perde.
Non lo so, è ancora è un'idea, sono solo delle idee che si stanno muovendo. Sarà un'esperienza sporadica. Speriamo di no, nel senso che noi ci crediamo a questa rotondità anche con altri giochi nel prossimo futuro. Sì. Scusa, torno a parlare l'anima commerciale del gruppo. Quando abbiamo pubblicato il primo fumetto, qualcuno ha detto: ah, bella idea, ne venderete 10, eccetera. Ne abbiamo pubblicati 4 ora, perché sono piaciuti e l'idea si è dimostrata valida. Non ho mai la pretesa di pensare che siamo l'unica compagnia di teatro del mondo che pubblica fumetti. Sicuramente esistono esperienze simili anche in Italia, però di sicuro era un'esperienza così poco frequentata che ci ha permesso di risultare agli occhi di molti originali e unici. Per il gioco speriamo possa nascere la stessa cosa, e a noi piace ipotizzare anche giochi strani con l'umiltà di non avere la pretesa di inventare chissà che cosa, però a tutto tondo l'esplorazione è nello spettacolo ma anche in tutto il resto, insomma. Io provo a cercare di ristrappare il microfono da Andrea Marchi, il cui cognome... Tanto ci penso io a toglierlo di mano, guarda. Il cui cognome è garanzia, tra l'altro, di capacità di vendita, perché uno che si chiama Marchi in Italia... La zia Vanna. Ma quello che volevo sapere da Piero è... tu sei autore, in questo caso di gioco, sei esperto di giochi, però sei anche autore di pièce teatrali. E, le pièce che voi fate con quelli del Delitto sono scritte tutte da te. Sì. Allora, devo dire che non è una certezza, è una sensazione, però credo che i giocatori frequentino poco il teatro ludico, se mi consenti questa definizione. Ci aiuti un po' a capire come funziona una pièce teatrale basata su una cena con Delitto, cena, voglio dire, un evento con Delitto? Come funziona, come struttura? Qual è la componente, il meccanismo ludico in qualche misura? Che... Beh, premesso che io non voglio apparire come un giallista, perché non lo sono, l'ho sempre detto, io sono, mi occupo di aspettiamo. Sergio Cambi, ecco. Si è perso. Dillo anche alla Sergio Cambi. Speriamo che venga trovato la mamma. Dicevo che le mie due grosse passioni e competenze sono il gioco ed il teatro. E difatti le nostre cene con Delitto hanno sì un contenitore giallistico, una chiave giallistica, una parola che dice: ah, è per questo che, quindi si capisce un movente, si traduce in un'occasione. Però essenzialmente sono delle occasioni per noi per lavorare sui personaggi. Io mi limito a scrivere una specie... Vabbè. È vero. Ecco. Sì, credo di sì. Bene. Andate a giocare, che è importante, andate a giocare al torneo. Dicevo, io sì, scrivo una traccia, scrivo un'ambientazione e alcuni personaggi che ci lavorano dentro. E poi dopo sono gli attori che piano piano sviluppano quel personaggio e lo portano ad entrare proprio in un gioco con il pubblico. Le nostre sono serate estremamente interattive, dove tutto può succedere, perché gran parte della struttura, c'è un momento chiaramente a copione dove il commissario deve dire delle cose importanti, quindi interroga i testi, ma poi soprattutto c'è la fase interattiva dove ognuno, alzando la mano, pone delle domande, e ogni sera sono sempre domande diverse, quindi l'attore deve soprattutto sapere in improvvisare quello che succede. In questo senso, in qualche misura, una sorta di teatro popolare, nel senso c'è un canovaccio su cui voi avete delle linee di... È sicuramente un teatro popolare, ma è popolare anche nella struttura creativa della scrittura, per capirci. Cioè, a me succede questo, che comincio a scrivere e non so ancora che cosa scrivo, veramente, non so ancora chi sarà il colpevole, non so come il colpevole ucciderà, e piano piano nello scrivere è come se le cose che già c'erano piano piano vengono alla luce, e alla fine arriva al finale, dico: ah, che bello, però arriva, sì, sì.
come arrivano anche le soluzioni del nostro pubblico che partecipa alle nostre cene. Andrea, il pubblico dei vostri Dimmi. Spettacoli, che tipo di connotazione ha? Nel senso, alla fine qualche giocatore viene incuriosito o sono spettatori più di teatro? Rispetto alle cene con Delitto, forse nell'uno o nell'altro, nel senso che i giocatori vengono, ma molto sporadicamente, perché come tu già accennavi, io condivido, non c'è molto la cultura dello spettacolo e del teatro nel giocatore, non c'è molto la cultura del gioco nel teatrante. È anche vero che non siamo comunque a teatro, le cene con Delitto le facciamo nei contesti più popolari possibili, io la chiamo avanguardia, il teatro di avanguardia storcerebbe il naso, ma noi andiamo nei ristoranti, nei locali, negli spazi pubblici, e quindi il pubblico sono ventenni, trentenni, sessantenni, c'è veramente un pubblico variegato che vogliono uscire e vanno a cenare, quindi a godere di un cibo, a celebrare una serata culinaria all'interno della quale giocano, partecipano. E a me piace far notare una cosa: non è più uno spettacolo di fruizione passiva, io non sto guardando la TV, ma inconsapevolmente sono io stesso creatore del momento performativo, cioè sono io stesso l'attore che fa le domande, perché è vero, io devo saper rispondere, io devo saper interpretare, però questo è il mio mestiere. Loro stanno interpretando i commissari e non se ne accorgono, ma lo fanno al mio stesso livello, perché loro fanno le domande e quindi loro sono i commissari. Tra l'altro, un'ultima piccola curiosità: questo genere di teatro, di performance, è spesso usato anche nella formazione aziendale. Vero, sì. E voi avete avuto esperienze anche di questo tipo? Sì, nel senso che le aziende ci chiedono spesso questo format perché già di suo crea delle dinamiche collaborative all'interno di uno stesso tavolo, perché sono un'unica squadra investigativa, e dinamiche di competizione intesa come sana competizione fra un tavolo all'altro, perché vince solo uno alla fine, quindi naturalmente la mia soluzione deve essere migliore della soluzione altrui. Quindi all'aziende piace il format a prescindere, certe volte chiedono addirittura personalizzazioni o modifica la struttura, perché invece della cena vorrebbero un weekend che accade un accadimento in nottata, quindi dopo fa parte del lavoro adeguare una struttura che già di sua viene chiamata team building, questa parola un po' vaga ma molto utilizzata. È così. Allora, ringraziamo Andrea Marchi. Piero? No, volevo solo aggiungere una cosa rispetto a, appunto, a questo format Cene con Delitto e Murder Party. Volevo rendere onore ad un grande amico che si chiama Remo Chiosso, che è il primo che le ha portate in Italia nel 2000, e ora purtroppo non è più con noi, ma è sempre nel nostro cuore. Grazie Remo. Grazie Piero, che ci ha permesso anche di ricordare una persona che ho fatto veramente tanto per questo settore, più in generale, insomma, per il gioco giallo interattivo, e io ho avuto occasione di parlarci solo telefonicamente, era anche una persona estremamente gradevole. E a questo punto vi ringrazio. Grazie a te. E ringrazio Andrea Marchi. Sono io. Piero Zama. Grazie. Ricordiamo a voi che Quelli del Delitto, il gioco di carte, quindi è in distribuzione presso Magic Store, che quando sarà in distribuzione anche attraverso delle catene, voi lo saprete attraverso Gioconomicon, che non so se ha un prezzo di vendita definito. Stiamo ragionando fra i 10 e i 15 euro, sicuramente sotto i 15 euro. Vedi, dal punto di vista, diciamo, di un gioco filler a un prezzo correttissimo, estremamente abbordabile, da 2 a 6 giocatori sono le informazioni, l'autore è Piero Zama. Citiamo la grafica è di Francesca Zini, le illustrazioni sono di Alan D'Amico. Tutto a caso, vi interessi anche vedere una cena con Delitto, cercate su internet Quelli del Delitto, Facebook, sito internet, eccetera. E it, quelli del delitto.it, che poi rimanderà a spettacoli a tutto tondo, ma siamo sempre noi. Benissimo, grazie ancora Andrea, grazie, vieni, in bocca al lupo.